Fariselli. Patrizio Fariselli, che ha eseguito Il bandito del deserto, 1978. L'autore Demetrio Stratos. Chi non lo ricorda, il gruppo degli Area, qualcuno dei presenti, è vero, professor Ferrara mi diceva poco fa, ma anche altri giovani dottorandi, eravamo degli appassionati, era per noi un mito il gruppo degli Area. Patrizio Fariselli fa ancora parte, sia pure in sospensione cosmica direi, di questo gruppo Area, di cui tra poco diremo, ma... Poiché di tempo questa sera si parla, partiamo proprio dal tempo frenetico. Appena due battute su questo 11 ottavi. Che cosa vuol dire 11 ottavi? 11 ottavi, mi sentite? Sì. 11 ottavi è la scansione metrica con cui si sviluppa questo tema, un tema di origine cretese nella parte iniziale, ed è l'anima del tempo musicale, cioè il tempo musicale si riferisce sostanzialmente al modo in cui lo si scandisce, in cui lo si vive, lo si misura. Per un musicista parlare del tempo è come per un pesce parlare dell'acqua. Partiamo proprio su questa battuta e allora chiedo che sia il nostro direttore Vincenzo Barone che aprì l'anno passato insieme con un latinista, Alessandro Schiesaro, questi incontri tra scienze e arte, a salutare e a dire qualche parola di spiegazione. Perché siamo qui e che cosa ci stiamo a fare, persone così diverse, intorno al tempo, questo sconosciuto? Questa è una bella domanda. In realtà cosa ci stiamo a fare per quattro giovedì di fila, persone diverse, di origine diverse, a parlare di temi affascinanti quali oggi il tempo, per concludere poi il 21 giugno con la realtà. Io non entrerò assolutamente nel merito del tema di oggi, è semplicemente un saluto e per essere partecipe con voi della felicità del fatto che questi incontri arte e scienza stiano diventando un appuntamento fisso nel mese di giugno pisano. Questa è la seconda edizione, abbiamo una vita breve che speriamo diventi molto più lunga. Non mi dilungherò affatto perché, ripeto, non voglio togliere la parola alle persone intervenute oggi, infatti tornerò fra il pubblico perché voglio ascoltare ciò che diranno gli ospiti. Voglio solo dire che questi incontri tra arte e scienza, questa idea di mischiare mondi apparentemente diversi, concezioni e approcci apparentemente diversi, rientra in quello che la scuola normale in particolare sta cercando di testimoniare quest'anno, che è il tema che noi indichiamo come insieme diversi e che sarà una specie di leitmotiv, lo è stato finora, lo sarà anche dopo nell'altro appuntamento che ormai è diventato periodico, che è quello del cinema in piazza, in cui quest'anno alla fine del mese il tema sarà insieme diversi. Mi sembra che questo sia un nodo centrale, il tentativo di parlarsi, di comunicare, di accettare la diversità e farla diventare un valore e una ricchezza per costruire insieme cose sempre più grandi, importanti e complesse. Questa è l'unica cosa che mi preme dire, che ha una rilevanza non soltanto scientifica e di ricerca, dove ce l'ha molto questo tema, di avere degli sguardi più aperti, ma ovviamente, soprattutto in questo periodo, una rilevanza centrale nella vita sociale e politica, e questo, diciamo, ognuno su questo ha le proprie idee, ma c'è questo tema, ma nel tema della formazione dei giovani, e questo invece è un tema centrale della scuola, e dare una visione di questo tipo che permetta di abbracciare la diversità, di condividerla e di apprezzarla, è una delle missioni centrali della scuola. Grazie e lascio, come dicevo, la parola ai convenuti. Grazie, direttore. E mettiamo al centro dunque di questo palco e di questa piazza il tema di oggi. Il tema di oggi è dei più affascinanti e difficili. Avrei incominciato il discorso con il coniglietto bianco di Alice, vi ricordate?
Andiamo, andiamo, è già tardi, continuava a dire tirando fuori dal panciotto il suo orologio. Speriamo che la regina di cuori non mi tagli la testa. Quello stupendo libro sul mondo diverso attraverso una discesa in uno spazio-tempo completamente impensato e impensabile, il tempo è proprio il punto di partenza. Non abbiamo mai abbastanza tempo, il tempo ci sfugge, eppure come vedremo l'unica cosa che noi possediamo è proprio il tempo. Seneca, torneremo a sentirlo fra un poco. Ma eravamo sulla musica e su questi frenetici, straordinari 11 ottavi che Patrizio Fariselli ci ha fatto ascoltare. Demetrio Stratos, una frase di Demetrio Stratos, abolire le differenze tra musica e vita. Patrizio, un tuo commento, tu che lo hai conosciuto così bene. Questo era un po'... in un'epoca in cui i musicisti tendevano a, e tuttora lo fanno, a distaccarsi dalla gente, dalla vita, gli area volevano tutta, invece al contrario fare una cosa unica. Ma quello che noi sostenevamo è che non c'è differenza tra Patrizio che è al bar e con gli amici fuori che parla e lo stesso che è qui a suonare. Quindi un'unione fondamentale tra l'artista e la vita. Sono uomo e non ritengo nulla di umano estraneo a me, diceva un antico. E in qualche modo detto questa... così è meglio. Detto così è meglio che homo sum humani nil me alienum puto, ma così ce l'hanno insegnato al liceo. E ricordiamo la posizione politica, sociale che è sempre stata al centro delle ricerche di Area. Per esempio Arbeit macht frei, credo che sia il primo del 1972 dei vostri dischi. Il lavoro rende liberi, tutti ricordiamo dove era scritta questa terribile frase. E però voi prendevate questa frase e la mettevate sul tavolo come posizione dura su cui ragionare. È provocatoria, certo. Ci ha creato qualche problema. Me lo immagino. Perché all'inizio ci hanno preso per nazisti, che bellissimo. Figurarsi. E poi al contrario, insomma, antisemiti, via discorrendo. Ma non è vero, quella era un'immagine molto forte e poneva insomma l'accento su, era una critica, diciamo così, cioè allo schiacciamento di una certa sinistra esclusivamente sui temi del lavoro, che per carità condividiamo assolutamente, però il problema è che al centro che ci piacerebbe mettere la felicità dell'uomo e non il diritto a lavorare. Questo è un, diciamo che un po' la base del concept. Gli Area non sono del tutto finiti. Nel 2010 eravate a New York, a Dublino, a Londra e a Tokyo, dove fra l'altro ci porta anche il professor Ferrara, che ha dei rapporti molto precisi con l'Università di Tokyo, e adesso vi dirò una parola su di lui. Ancora un momento su Patrizio Fariselli. Tu hai composto musica per cinema, teatro, danza, televisione, ma soprattutto ultimamente, credo in particolare, tieni conferenze e seminari su aspetti cognitivi dell'improvvisazione. Sì. Una parola su questo e poi ci torneremo più tardi. No, mi chiedo tante cose su quali sono i meccanismi della creatività poi. E nella musica è ancora più interessante perché c'è il tempo reale in ballo, cioè proprio veramente tu devi nell'improvvisazione essere la musica nel momento in cui essa viene fuori, quindi essere tutt'uno col tuo pensiero musicale. Il suono che esce, che si sente, è un tutt'uno con appunto la tua vita e non c'è più differenza tra vita e espressione musicale. Questo è un po' il senso, il nocciolo della questione. Grazie, torneremo su questo tema, improvvisazione e composizione. Intanto vi presento gli altri due ospiti, anch'essi celebri, illustri. Paolo Mattie, intanto vi mostro due libri, credo che sia il primo importante su Ebla e l'ultimo, uscito 15 giorni fa. Proprio caldissimo, ancora croccante. Il primo si chiamava Ebla, un impero ritrovato. Paolo, eravamo nel 1977, ricordo bene? Da Einaudi, e adesso 2018, ancora da Einaudi, dalla terra alla storia, scoperte leggendarie di archeologia orientale. E verremo subito su perché un archeologo abbia da raccontarci qualche cosa sul tempo, ma immagino che qualcuno un'idea se la stia già facendo. Dopodiché il terzo ospite di questa serata è Andrea Ferrara, che è nostro, della nostra scuola, scende da quella scalinata lì. La scuola scende in piazza anche quest'anno. Andrea Ferrara è, fra l'altro, ricordiamolo, anche prorettore alla didattica, all'internazionalizzazione e al placement, ma è soprattutto ordinario di cosmologia,
chi più di un cosmologo, chi più di qualcuno che si occupa della fisica dei cieli, delle stelle, che per fortuna oggi, se non sono ancora comparse, promettono di farlo. Ha lavorato molto sulla formazione delle prime galassie, dei buchi neri dell'universo primordiale. Qualche buco nero lo vedremo, e lo vedremo danzare pericolosamente nell'universo. È uno dei top 100 scienziati italiani, credo che così voi lo chiamiate. Lavora come consigliere di amministrazione all'Istituto Nazionale di Astrofisica, ma quello che mi pare molto interessante, e ne godrete i vantaggi, ha vinto recentemente, mi pare, la medaglia Giovanni Giorgi per la divulgazione scientifica, che è qualcosa a cui teniamo tutti moltissimo. Credo che il direttore, che non vedo ma che è in sala, annuisca, perché fare alta divulgazione di scienza e di arte e di letteratura è qualcosa a cui teniamo davvero molto. E poi vi voglio presentare subito gli altri due nostri giovani ospiti, che parleranno poco ma in modo molto interessante. Si chiamano Francesco Morosi e Marcello Reggiani, e sono allievi dottorandi, perfezionandi della nostra scuola. Sono venuti qui in modo spontaneo per darci una mano con le letture, e si occupano niente meno che di Aristofane, ma anche delle argonautiche di Apollonio Rodio, mi pare di aver capito, e del Prometeo comico in particolare, vero, di Aristofane. Però credo che Francesco Morosi, perché di lui sto parlando, abbia anche lavorato su Pasolini, sull'Orestiade, quindi veda anche nel tempo e nell'attualità la presenza dell'antico. Marcello Reggiani è proprio al lato opposto, e cioè si occupa di quello che sta avvenendo in questi giorni, storia contemporanea. In particolare, finora ha lavorato su problemi sindacali, di sindacalismo, FIOM negli anni 60, la CGIL e la CISL negli anni 50, la diocesi di Modena durante la Resistenza, quindi problemi di contemporaneità. E poi, prima di dimenticarlo, do subito un ringraziamento a Elisa Guidi, impagabile coordinatrice di queste giornate, e non solo di queste, di praticamente tutte le attività pubbliche della scuola. Insieme con Andrea Freccioni e Francesco Caracci, questa sera ci danno una mano a trasmettere la voce e i materiali. Una lettura per partire, Francesco e Marcello, niente meno che Coelet, l'Ecclesiaste, uno dei libri e dei testi più importanti sul tema del tempo. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuna è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi
e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna. Grazie Francesco e Marcello. Tutto è venuto dalla polvere e tutto alla polvere ritorna. C'è una bellissima traduzione di Ceronetti di questo Coelet, abbiamo preferito un'altra versione più canonica, ma questa idea della vanitas vanitatum. Paolo Mattie, ti sto guardando intensamente mentre tengo due libri pesantissimi, stupendi, sulla polvere in cui tutto torna. Ebla, un impero ritrovato, scomparso nella polvere. Sapete cosa dicevo poco fa ai nostri ospiti, particolarmente a Paolo? Ricordate che 50 anni fa esatti, 1968, è tremendo dirlo ma è così, Stanley Kubrick, in mezzo alle tante cose belle e importanti che avvenivano, e anche brutte e terribili, che avvenivano in quegli anni, in quell'anno in particolare, realizzò 2001 Odissea nello spazio, dove il 2001 per noi è già superato e nel 1968 pareva quasi l'ultimo stadio di un tempo impensato, impensabile. E Stanley Kubrick, ricordate, all'inizio poneva degli scimmioni che davanti a un monolite che probabilmente veniva da Ebla, ipotizzo io, sto un po' provocando leggermente Paolo, che è il più grande conoscitore di Ebla, perché l'ha scoperta lui. Cioè immaginatevi che questo signore seduto davanti a noi, che è anche accademico dei Lincei, che è uno degli archeologi del Vicino Oriente, storici dell'arte più importanti al mondo in questo campo, si è trovato davanti un giorno sotto un tel in Siria, quel posto dove in questi giorni purtroppo è così difficile scavare perché stanno avvenendo cose terribili che tutti sappiamo, un giorno si è trovato davanti a un impero che nessuno aveva mai conosciuto, o meglio, come diremo tra un poco, un impero che era caduto e di cui poi si è scoperta la canzone di lutto della sua decadenza, come diremo tra un poco. Paolo, la cenere, la polvere dei tempi e dei più grandi imperi, voi la riportate in vita, perché queste scoperte leggendarie di archeologia orientale fanno rinascere, restituiscono al nostro tempo dei tempi di cui non potremmo altrimenti avere neanche immagine mentale. Ma quel titolo che tu hai appena letto, Dalla terra alla storia, vuole significare, in parte equivoco naturalmente, ma terra qui significa appunto, come è stato detto poco fa, polvere, sabbia, quello che nasconde i ritrovamenti prima che questi avvengano, e la storia è naturalmente ciò verso cui vanno le scoperte archeologiche. Il tema di fondo di quel libro è essenzialmente quello che io chiamo il fascino dell'archeologia. Io credo che se uno scorre qualche pagina di quel libro si accorge facilmente che io sono, diciamo, una persona straordinariamente appassionata, direi innamorata del mio mestiere. E quello però che mi piacerebbe comunicare soprattutto è che il fascino dell'archeologia sta essenzialmente in un aspetto cui non si pensa molto, e che è quello naturalmente della riconquista di un passato scomparso, di un passato scomparso realmente, cioè celato sotto qualche cosa che a un certo momento ricompare. È straordinariamente affascinante che si il momento della scoperta, che si tratti di un coccio,
o si tratti di un tesoro di tavolette come quelle di Ebla di 4.500 anni fa, cioè 17.000 tavolette, per darvi un'idea di numeri di inventario, sono circa 5.000 quelle che devono essere intere, trovate nel giro di un paio di settimane nel 1975. Il fascino è naturalmente in questa scoperta reale, fisica, ma il fascino più importante dell'archeologia è essenzialmente nel fatto dell'interpretazione. Le interpretazioni sono sempre provvisorie, quelle degli scavatori, i primi scavatori, sono naturalmente fondamentali, sono un momento appassionante della vita di un archeologo, e tuttavia le scoperte hanno il loro fascino nel fatto che hanno una vita molto lunga. Apparentemente le scoperte sono momentanee, sono di un tempo istantaneo, per dir così, e invece il fascino notevole delle scoperte archeologiche è, come io sostengo in quel mio saggio, le scoperte sono un'opera aperta, di fatto sono aperte perché si arricchiscono continuamente dalle scoperte successive, dal progresso degli studi, dai mutamenti metodologici. E questo è qualche cosa che fa stare nel tempo sempre vive le scoperte archeologiche. Grazie Paolo. Io, mentre ti ascolto, sto scorrendo le prime righe del primo capitolo di questo Dalla Terra alla Storia, dove tu racconti come noi non avremmo neanche una memoria minima, sarebbe naufragata definitivamente la memoria storica delle due più grandi civiltà preclassiche, cioè l'Egitto e la Mesopotamia, se un signore che si chiamava Manetone nel III secolo avanti Cristo non avesse deciso a un certo punto di cominciare a fare una storia delle civiltà perdute. III secolo avanti Cristo c'era già una quantità di civiltà perdute e la sua cronaca è arrivata a noi e ci ha fornito molto materiale. Questa idea del tempo che penetra profondamente negli altri tempi futuri mi pare una prima cosa da sottolineare e mettere da parte, e cioè il tempo passato non è mai definitivamente passato. Anche Eliot, ricordate, time past and time present, il tempo passato, il tempo presente, forse sono tutti presenti in noi, diceva Eliot, e magari ci torniamo sopra su questo. Ma qualche riga, Paolo, la voglio leggere. Sentite che bellezza. Quasi dovunque nella valle del Nilo, pur incalzate dall'insabbiamento, le rovine delle spettacolari strutture in pietra della civiltà faraonica, templi, tombe, palazzi, rimanevano visibili ai rari visitatori stranieri, come presenze impressionanti di un mondo ormai imperscrutabile. Insomma, venivano fuori dei pezzetti di antichità e si domandavano: fammi levare la polvere che si è accumulata nei secoli, vediamo che cosa viene fuori. E ven fuori qualcosa di splendido. Nella terra dell'Eufrate e del Tigri, più a oriente, le rovine delle murature in fragili mattoni crudi di templi, palazzi, fortificazioni monumentali di Babilonia, Assur, Ninive, di centinaia di altri centri urbani molto più antichi. Insomma, c'è una specie di litania in forma quasi di morale, proprio nel senso dei grandi moralisti classici, no? Le cose restano lì e ci cercano, ed è compito nostro riportarle nel nostro tempo. Ho capito bene, Paolo? C'è in effetti un dialogo tra ciò che è scomparso apparentemente completamente, come in Mesopotamia, e ciò che è scomparso in parte, come invece in Egitto, dove quando arrivarono le decine di dotti di eruditi europei al seguito di Napoleone nel 1798, queste immagini erano stupefacenti, naturalmente, e tuttavia queste testimonianze, diciamo completamente sconvolte e apparentemente del tutto celate, come in Mesopotamia per lo sgretolamento dei mattoni crudi, e quelle invece ancora torreggianti, diciamo, in molti punti, a partire naturalmente dalle piramidi, dalla Sfinge, si prestavano, naturalmente sono prestate nella storia a continue ricorrenti fraintendimenti, in parte mistificazioni. Una cosa stupefacente e tuttora enigmatica è che i famosi colossi di Memnone,
che stanno nella Tebe occidentale, che erano due colossi che stavano all'inizio del tempio funerario di Amenofis III, uno dei grandi faraoni della XVIII dinastia nel XIV secolo, furono interpretati appunto da viaggiatori greci come la testimonianza di un eroe oscuro che aveva partecipato alla guerra di Troia e che veniva dalla Nubia. E quindi, voglio dire, ogni testimonianza quasi cancellata e quasi non percepibile, e altre invece apparentemente completamente invisibili, insomma, si prestano nell'incontro tra il presente e il passato a mille interpretazioni. È per questo che, secondo me, le nostre interpretazioni non hanno mai nulla di definitivo, perché cambiano continuamente rispetto, in conseguenza, diciamo, delle nostre prospettive culturali, che sono quelle di chi guarda questi resti, insomma, che sono sempre enigmatici. E io stesso, quando ho cominciato a scavare ad Ebla la si cercava a nord di Aleppo, ad est di Aleppo, ad ovest di Aleppo, nessuno l'aveva mai cercata a sud, e invece Ebla si trova a 50 km a sud. Si capiva soltanto, io lo capivo che avevo 22 anni, devo dire, che era un posto straordinariamente importante, ma era naturalmente una sfida, una scommessa che ha avuto un esito felicissimo. Chi voglia seguire la storia di Ebla e della sua distruzione potrà farlo comodamente leggendo in Ittita questo canto della liberazione di cui Paolo Mattie ci racconta, per fortuna in un bel italiano, nel capitolo sesto, dedicato proprio agli Ittiti. Che cosa ci sta a fare un cosmologo tra un archeologo e un musicista? È la domanda che si saranno posti tutti, evidentemente. Una prima risposta ce lo dà Ernesto Cardenal, e sentiremo Marcello che ci legge, l'abbiamo tradotto dallo spagnolo, questo cantico cosmico. In principio non c'era nulla, né spazio né tempo. L'universo intero concentrato nello spazio del nucleo di un atomo, e prima ancor meno, molto meno di un protone, e persino di meno, un punto matematico infinitamente denso. E fu il Big Bang, la grande esplosione. L'universo sottoposto a relazioni di incertezza, il suo raggio di curvature indeterminato, la sua geometria imprecisa, con il principio di indeterminazione della meccanica quantistica, geometria sferica nel suo complesso, ma non nei particolari, come una patata quasi indecisamente rotonda. Come una patata quasi indecisamente rotonda. Mi è molto piaciuto questo poemetto, un po' alla Raymond Queneau, una specie di breve storia dell'universo in 10 versi circa. Andrea Ferrara, io ti dichiaro archeologo cosmico. Accetti questa definizione? Stiamo parlando in realtà di qualche cosa che ha a che fare con il metodo dell'archeologo, voi che lavorate su quel principio in cui non c'era nulla, né spazio né tempo, e poi fu il Big Bang, siete in fondo degli archeologi che cercano dei fossili nello spazio-tempo infinito. Buonasera, sicuramente questa può essere una buona definizione. Più che altro, diciamo che prima fu prima il Big Bang più che dopo fu il Big Bang, però dipende da come guardiamo il tempo, che in effetti, è come cercherò di dire poi, in realtà non ha una direzione così specifica come a noi sembra. Quindi un cosmologo studia l'universo, no? Studia perché l'universo sia fatto così come lo vediamo, studia perché le strutture che ci stanno dentro, le stelle, i pianeti, le galassie, siano in questo numero e siano fatte proprio così come le vediamo, ma soprattutto studia come tutto questo abbia avuto origine, e forse ancora in maniera più ambiziosa, almeno alcuni cosmologi si chiedono perché esista un universo, perché esista una realtà piuttosto che il nulla. Questa è una domanda che io trovo
terrificante, perché a volte il bello non è che l'inizio del tremendo, diceva un grande poeta, e quindi forse la bellezza dell'universo sta anche nel fatto che c'è qualcosa di tremendo che lo connota, nel senso che non capiamo bene perché la realtà esista, non sappiamo perché e come abbia avuto origine tutto quello che vediamo e perché sia proprio così. Sono domande enormi, ovviamente, in cui l'uomo si interroga pressoché da sempre. La novità è che negli ultimi 30-40 anni forse possiamo studiare queste cose in maniera quantitativa. Tutto questo è messo su una base scientifica, che sono le basi che ci dà la fisica. Quindi noi cerchiamo di capire le nostre origini, cerchiamo di capire come tutto questo abbia avuto luogo e cosa sia successo molti miliardi di anni prima di adesso. Ora, poiché dobbiamo parlare di tempo, è importante ricondurci a questo concetto. Per noi umani il concetto di tempo ha un'estensione molto limitata, la percezione nostra del tempo è molto limitata. Perché? Perché noi percepiamo al massimo intervalli separati forse da qualche frazione di secondo e possiamo pensare al massimo a decine di anni, proiettarci avanti e indietro di decine di anni, forse secoli, ma comunque pochissimo rispetto a quello che è la vita dell'universo. Allora, se uno, spesso mi domando perché noi dobbiamo riuscire a ragionare soltanto in termini temporali su scale così limitate rispetto all'universo che è la nostra casa, l'universo che è da dove noi siamo scaturiti, perché in fondo noi siamo così limitati rispetto alle potenzialità e all'estensione temporale dell'universo. Beh, i due limiti sono abbastanza semplici da capire, io penso. Non abbiamo possibilità di percepire intervalli molto più brevi del secondo perché i nostri organi sensoriali non sono capaci di monitorare i cambiamenti della realtà su scale più piccole di queste. E questo perché? È una questione di potenza. Possiamo capire meglio questo confrontando il nostro cervello al funzionamento di un computer. Come voi sapete, penso ormai sappiamo tutti, che ogni computer ha una certa potenza di calcolo e una certa capacità di immagazzinare dati. Bene, al limite inferiore della nostra percezione temporale è definito dalla nostra capacità di processare i dati della realtà, di capire che qualcosa sta cambiando. Non riusciamo a farlo su scale temporali più brevi di questo. Dall'altra parte, la nostra memoria è limitata e quindi non riusciamo a concepire delle scale di tempo che siano molto più grandi di quelle forse degli anni. Però il tempo, facendo così, accumuliamo ricordi, accumuliamo il nostro percorso esperienziale e di conseguenza abbiamo la percezione che il tempo abbia una direzione ben definita e che quindi tutto proceda sempre in un verso, vada sempre dal passato verso il futuro. Se noi potessimo però andare a percepire intervalli di tempo molto più piccoli di quelli che noi riusciamo a percepire, riusciremo a raggiungere scale che sono scale di tempo infinitesimamente piccole, una sequenza di 43 zeri seguiti da un 1, cioè quello che noi scienziati chiamiamo, che diciamo 10 alla meno 43 secondi, un numero incredibilmente piccolo, si chiama il tempo di Planck. Questo è il quanto, è il minimo tempo possibile che possiamo definire in modo che la sequenza temporale sia la stessa che percepiamo noi, cioè una freccia direzionale di un tempo ordinato. Se andiamo su intervalli di tempo ancora più piccoli, il tempo diventa caotico, diventa granulare, si sgrana e in questo senso può andare avanti, indietro, diventa caotico, qualcosa che io definisco una esitazione temporale. Il tempo non sa più bene, non c'è un verso definito come quello che noi percepiamo. Quindi questa freccia temporale è legata in qualche modo ai processi fisici che noi percepiamo e che avvengono nell'universo, che, dette in parole un po' complicate,
è l'aumento di entropia dell'universo. Cosa vuol dire in parole semplici? Vuol dire che l'universo tende al disordine più alto possibile, e questo è quello che noi chiamiamo il grado di entropia. Il fatto che se io lancio un bicchiere in terra e questo si rompe in mille pezzi, vuol dire che ho aumentato il grado di disordine. Tutte le molecole che stavano prima nel bicchiere erano ordinate, erano disposte in modo ordinato. Se le butto in terra, queste si rompono e il sistema diventa disordinato. Ora, benché la fisica dica che sia in principio possibile tornare indietro, noi non abbiamo mai visto un bicchiere fatto in mille pezzi che riprenda la sua forma iniziale. Questo perché, benché le leggi della fisica non lo proibiscano, ha una probabilità di accadere incredibilmente piccola, e tutto questo è legato all'entropia. Questa è la nostra freccia del tempo, ma poi più avanti cercherò di convincervi che questa è soltanto una visione ormai semiclassica. Nella mia opinione, cercherò di convincervi che il tempo in realtà è un'illusione. Grazie Andrea Ferrara. Chi è interessato a sapere qualcosa di più sulla storia del tempo, legga proprio Storie del tempo di Pietro Redondi, editore La Terza, dove racconta anche con molti documenti come è stato interpretato lungo i secoli, e quindi come il tempo stesso abbia una storia intrinseca. E poi ovviamente L'ordine del tempo di Carlo Rovelli, uscito da Adelphi qualche anno fa, che è un fisico e parte dall'alternanza giorno-notte, che è il tempo elementare, per arrivare a Sant'Agostino, che magari leggiamo adesso, se avete voglia, Francesco e Marcello, non so come vi siate divisi i compiti, perché non si può non leggere almeno qualche riga da questo celeberrimo passaggio delle Confessioni dal libro undicesimo, ed è una delle considerazioni intorno al tempo su cui credo Andrea, se non sbaglio, anche Einstein era abbastanza d'accordo, che si trattasse di qualcosa di molto attuale e di molto giusto. Ma come può diminuire o consumarsi il futuro, che non è ancora, o crescere il passato, che non è più, se non perché nella nostra mente, sede dell'operazione, ci sono tre fasi? Essa infatti aspetta, osserva, ricorda, per modo che ciò che aspetta attraverso ciò che osserva passi in ciò che ricorderà. Chi può dunque negare che il futuro non c'è ancora? C'è già tuttavia nella mente l'attesa del futuro. E chi può negare che il passato non c'è più? C'è ancora tuttavia nella mente la memoria del passato. E chi può negare che il tempo presente è privo di estensione, poiché passa in un istante? E tuttavia perdura l'attenzione attraverso cui s'avvia a scomparire ciò che sta per apparire. Non è dunque lungo il tempo futuro che non c'è, ma un lungo futuro è una lunga attesa del futuro. Né lungo è il tempo passato che non c'è, ma un lungo passato è una lunga memoria del passato. Mi appresto a cantare una canzone che conosco. Prima di cominciare, la mia attesa è rivolta all'intera canzone, ma dopo che ho cominciato, tutto quello che via via consegno al passato riempie la mia memoria, e dunque il corso di questa mia azione si divide, distendendosi nella memoria per la parte cantata, nell'attesa per quella ancora da cantare. Ma presente è l'attenzione attraverso cui ciò che era futuro passa per diventare passato. E man mano che l'azione si compie, proporzionalmente diminuisce l'attesa e cresce la memoria, finché l'intera attesa è consumata e l'intera azione, portata a termine, è passata nella memoria. E ciò che avviene per l'intera canzone avviene anche per le sue singole parti e le sue singole sillabe, e avviene anche per un'azione più lunga, di cui forse quella canzone non è che una parte, e avviene per la vita intera dell'uomo, di cui sono parti le singole azioni dell'uomo, e avviene nell'intera storia dei figli degli uomini, di cui sono parti tutte le vite degli uomini. Tutte le vite degli uomini, tutta la vita di un uomo. In latino suona esattamente vita hominis. Sapete chi ha preso questa frase per farne il titolo della sua intera collezione di poesie? Giuseppe Ungaretti, il quale una volta sosteneva, scrivendo ad un amico, Geno Pampaloni, un grande critico del tempo, diceva: nella letteratura italiana tutto si riconduce ad Agostino in modo facile,
direttamente con Petrarca, indirettamente attraverso Pascal con Leopardi. Pascal tornerà fra qualche istante per questo raccourci d'atom, chiamiamolo una specie di riassuntino di atomo, qualcosa che voi fisici fate andando a cercare il 10 alla meno 43 del tempo, dove non si capisce più se state sezionando il tempo. Lo chiamano tempo di Dio anche, il tempo di Planck, perché si tratta proprio di arrivare in quel micro infinitesimale in cui la creazione fu, o comunque fu questa esplosione. Però io vorrei tornare di nuovo alla musica, perché Agostino, l'abbiamo sentito, di musica parla e compara la vita dell'uomo, vita hominis, vita d'un uomo, appunto Ungaretti chiama così tutta la sua opera, perché la vita di un uomo è come una canzone, dice Agostino. Quando io comincio a cantarla ho già in mente tutte le sillabe, tutte le note, e la canto, e via via che la canto il tempo trascorre dal presente al passato e dal futuro al presente, che si attualizza. Una geniale individuazione dei tre tempi, su cui magari chiederò al cosmologo tra poco che cosa ne pensino Einstein e i suoi derivati. Ma intanto sarei un momento con Patrizio Fariselli, perché intanto vorrei un pezzetto di musica e poi una tua considerazione proprio su questo, cioè sul fatto che la memoria interferisce in modi particolari con la esecuzione. Per esempio, nell'esperienza musicale c'è un momento di empatia fra noi che ascoltiamo di qua e tu che esegui di qua, un momento empatico che crea una sincronia, se vogliamo, e poi c'è un ritardo nella coscienza, dicono alcuni studiosi, e di questo ci parli tra un momento. Però c'è una piccola sorpresa che io aspetto da quando tu me l'hai comunicata circa un'ora fa, e si tratta di questo. Mi ha raccontato questo dottissimo musicista, che è anche un musicologo, che è stato scoperto in una stele tombale nei pressi di Smirne un epitaffio di Seikilos, che è un pezzo di musica greca del secondo secolo a.C. Vi siete accorti che quando il professor Mattie poco fa parlava, molto sobriamente, diceva il XIV secolo, significa avanti Cristo, non come pensiamo noi quotidianamente l'età di Dante Alighieri, ma significa 1400-1500 anni prima di Cristo. Ebbene, qui siamo al secondo secolo avanti Cristo e c'è una ricostruzione filologica del testo musicale greco che io proporrei all'archeologo Mattia, ma anche al cosmologo Ferrara, perché in realtà è uno stornello conviviale, se ho ben capito, in tre quarti, ricordo bene? Dico io. Come gli stornelli? Sì. Cioè tu hai restituito filologicamente uno stornello, una stornellata greca di un epicureo del terzo o secondo secolo avanti Cristo. Musica perduta. Noi sappiamo leggerla, il sistema greco è alla base della nostra teoria musicale, sappiamo leggere le note, in questo caso è uno dei pochissimi frammenti giunti a noi di musica greca scritta, sono poco più di una ventina, quasi tutti su papiro, fortemente deteriorati. Questa invece è una pietra, la stella tombale, quindi abbiamo avuto la fortuna di leggere il testo, che è questo in italiano e riguarda il tempo, tra l'altro. Dice Seikilos, che è il siciliano dedicato alla moglie, dice: finché sei vivo brilla, non ti intristire di nulla, la vita è breve e il tempo reclama il suo tributo. Il tempo reclama il suo tempo, quindi si parla di tempo percepito, un tempo percepito che diventa uno stornello sul tempo composto da un greco, esatto. Poi 300-400 anni prima. Interessante vedere che comunque questa partitura consente al musicista improvvisamente di avere una visione totale della musica e non dispiegata nel tempo. La partitura ti consente di estrarti da questa tirannia del suono che comunque segna il percorso, il tuo presente. Nella musica sono formidabili questi elementi che sono presenti anche nello scritto di Agostino, cioè il passato legato alla memoria, il presente legato ai sensi e il futuro legato all'immaginazione. La musica è un tutt'uno di questo, perché nel nostro sistema normale, mediamente, si lavora su dei temi, su delle idee, su degli spunti che noi svolgiamo nel tempo, e questo oggetto che noi abbiamo edificato proietterà la sua ombra in tutto quello che seguirà. E quindi ecco che la memoria
costituisce un precedente continuamente, a cui si fa riferimento in continuamente, anche dei momenti in cui si improvvisa, quindi si esce dalla musica composta sedimentata. Io vi leggo prima questo stornello conviviale, così come lo possiamo leggere. Io deduco un tempo ternario, secondo me era un valzerino, detto tra di noi, un piccolo valzer del stornello. Terzo secolo avanti Cristo in forma di stornello conviviale. Sì. Nunc est bibendum, adesso si beva perché non c'è tempo per altro, la vita passa. Magari gli epicurei bevevano acqua nelle nostre osterie, bevevano altre cose, voglio dire, però insomma il concetto. Le note sono queste, le leggiamo così come sono, con le pause e tutto. Tutto qui, questo è lo stornello in origine, probabilmente come lo eseguivano non lo sappiamo, ecco perché è musica perduta. Allora tanto vale nel tentativo di farla rivivere spendendo la propria sensibilità, la propria formazione, per cui ho trasformato questa melodia in una cosa così. Fariselli, grazie. Abbiamo ascoltato uno scolion epicureo trasformato nel 2018, credo, oggi stesso per noi. Paolo Mattie, io mi emozionavo ascoltando questa stornellata del secondo avanti Cristo, ma mi immagino che voglia avrai avuto tu quando hai messo le mani finalmente sull'archivio di Ebla, dicendo adesso scoprirò la nona di Beethoven composta da qualcheduno nel XIV-XV secolo avanti Cristo. Non c'è musica per quei tempi.
siamo completamente privi di testimonianze musicali? Ci sono delle testimonianze enigmatiche di musica, non è che sia sempre quello l'unico tempo del passato più remoto di cui ci occupiamo, ma a Ugarit, in una città sulla costa del Mediterraneo, sono state trovate delle tavolette che hanno una sorta di notazione musicale enigmatica che alcuni studiosi di cuneiforme, quindi si occupano di tutt'altro, hanno cercato di, diciamo, di identificare in qualche modo, e sono stati prodotti anche un paio di dischi in cui c'è questa singolare interpretazione. Ma a proposito del tempo, io vorrei dirvi che nel mondo che precede le grandi civiltà greca e romana c'è una ricostruzione credo impressionante, che vorrei ricordarvi perché non è molto nota naturalmente, che avevano gli antichi mesopotamici per l'origine del mondo. Loro dicevano così, che c'era un tempo remotissimo in cui la materia era indistinta. A un certo momento è accaduto che il primo, il più antico e il padre degli dei, Anu, il dio del cielo, era appena, diciamo, nato, era giovane, e furono separati il cielo e la terra. Il cielo fu suddiviso in tre parti e la terra fu suddivisa in tre parti. Il cielo superiore, il più distante, era impenetrabile perché era fatto di una pietra che i sumerologi non hanno identificato, che era multicolore, e questa non poteva essere raggiunta dalla visione umana. Poi c'era il cielo intermedio, che era azzurro come i lapislazzuli e che era trasparente, quindi poteva essere raggiunto, è per questo che noi vediamo il cielo azzurro, dagli uomini che vivevano sulla terra. Poi l'ultimo, l'inferiore, era il cielo, che aveva una serie di porte da cui passavano il sole, la luna, i pianeti e le costellazioni, e uscivano e entravano nel cielo muovendosi. Anche la terra era fatta di tre parti. C'era la terra superiore, dove erano le anime dei viventi, come dicevano i mesopotamici, sumeri ed accadi, per dir così, e poi c'era la terra intermedia, che era la terra dell'Apsu, che significa abisso, che era la terra delle acque dolci, dove erano le acque che naturalmente sgorgavano nelle superfici della terra superiore e creavano naturalmente i fiumi, le sorgenti. Poi c'era il più profondo, la più profonda delle terre, che era l'Arallu, o la terra senza ritorno, naturalmente sono gli inferi. Questa suddivisione tripartita era molto, aveva tutto un senso, e naturalmente aveva un senso cosmologico quello che accadeva sulla terra superiore, e per il mondo mesopotamico c'era un centro del mondo che era Babilonia. Una cosa che vorrei aggiungere infine è che, a proposito di tempo, nel mondo mesopotamico fondamentale era l'idea del tempo mitico, che è il tempo della verità, il tempo della realtà vera, e il tempo storico. Per i mesopotamici tutto era accaduto nel tempo mitico. Gli dei avevano creato il loro tempio, la loro città e il loro territorio. Gli uomini dovevano solo nel tempo storico conservare questa realtà insuperabile che era quella degli dei. Il tempo mitico e il tempo storico hanno governato, diciamo, la civiltà umana della civilizzazione, come diciamo noi oggi, dopo la fondazione delle prime città nella seconda metà del quarto millennio avanti Cristo, e queste idee sono rimaste per tre millenni.
fino a Dante Alighieri, che sarebbe estasiato nell'ascoltare la tua descrizione dei tre mondi e dell'attraversamento dei medesimi. Io vi propongo per 3 minuti e 10 secondi, questo è il tempo, Andrea Freccioni, del piccolo pezzetto di filmato che lanciamo adesso, grazie alla sua collaborazione, vi propongo di andare in quello che appunto Pascal, come dicevo poco fa, chiamava l'estremamente grande e l'infinitamente piccolo. È una piccola scenetta molto americana, con una bella guagliona bionda come Marilyn Monroe, distesa su un prato, e guardate che cosa succede. Andrea Freccioni, per favore. Ci allontaniamo da lei, purtroppo, 10 metri, leggete in basso la misura, 100 metri, 1 chilometro, siamo rapidissimi, il tempo è fulmineo, siamo a 10 chilometri, piano piano vediamo la California, eccola, 100 chilometri, ormai siamo a 1000 chilometri, la California diventa Stati Uniti d'America, diventa Terra a 10.000 chilometri, con una velocità pazzesca, direi proprio stratosferica, siamo già fuori dell'atmosfera, 1 milione di chilometri, non si fa in tempo a leggere, siamo già a 100 milioni di chilometri, vediamo Venere, Marte, usciamo dal nostro sistema con 1 miliardo di chilometri, 10 miliardi di chilometri, e vediamo comparire Eris, Sedna, 1 trilione di chilometri, le comete, il Sole lontanissimo, chissà cos'è, 1 anno luce, siamo negli anni luce, di cui adesso Andrea Ferrara ci dirà qualcosa, 100 anni luce addirittura, ci fermeremo prima o poi, invece no, siamo a 1000 anni luce e vediamo 10.000 anni luce, Sagittario, il caos, stiamo entrando nel Big Bang, 1 milione di anni luce, quando ci fermeremo a 10 milioni di anni luce, a 100 milioni di anni luce, finalmente ci sarà uno stop, 1 miliardo di anni luce, 10 miliardi se leggo bene, finalmente c'è una pausa. E adesso velocissimi a ritornare, speriamo, da quella guagliona Marilyn Monroe lasciata lì sul verde della California, e 100 anni luce, 10 anni luce, si snoda al contrario, dall'infinitamente lontano all'infinitamente vicino, dall'immenso, impensabile al piccolissimo che nessuno può vedere. Eccoci in California, Los Angeles, il prato, Marilyn Monroe, eccola, freniamo per favore, e adesso guardate che succede. Quello che tutti noi desideriamo, entrare perennemente negli occhi di questa signorina. Ed ecco la retina, la pupilla, 1 millimetro, 100 micrometri, non so più che misure sono, lo saprà forse Andrea, 10 micrometri, che roba è? Ecco il DNA, i cromosomi, sempre più piccolo, nanometri. Vedete che si riducono 10 nanometri, poi 1 nanometro. Ma dove vogliamo arrivare? Forse a queste cose orbitali, chissà i chimici e i fisici e i biologi, 1 picometro, non si vede più niente, c'è il nucleo atomico, siamo a 10 femtometri. Ed ecco infine qua ci fermeremo al momento in cui l'atomo è visto nelle sue parti. Ritorniamo al presente molto rapidamente, i 3 minuti e 10 secondi sono passati e abbiamo attraversato alcune centinaia di miliardi di anni luce e siamo entrati nel microscopico. Penso che con questo bel sorriso ci possiamo fermare. Un commento sintetico ma scientifico, Andrea Ferrara. Beh, abbiamo visto in questo video appunto che prima vi parlavo della nostra percezione limitata temporale, ma lo stesso vale per la nostra percezione dello spazio, no? Che noi pensiamo siamo abituati a pensare ai nostri viaggi sulla Terra come grandi distanze, poi ci rendiamo conto realmente che viviamo realmente su un granello di sabbia dell'universo, quindi spazio e tempo che sono le due entità costituenti della realtà e del nostro universo. E questo, come Corrado aveva appunto giustamente menzionato prima, ci porta vicini ad Einstein, ci porta vicini a quella che secondo Einstein è la teoria della relatività generale che lui formulò 102 anni fa. Trova proprio la sua espressione nella descrizione più profonda della realtà che Einstein riuscì a fare. Allora, questa teoria
descrive tutto quello che abbiamo visto, descrive soprattutto le grandi distanze e come questo universo non sia fatto da spazio e tempo in maniera separata come noi la pensiamo come umani, ma in realtà sia fatto da una struttura più complessa che si chiama lo spazio-tempo, che è l'unione di queste quattro dimensioni, quindi non tre dimensioni spaziali più una temporale, bensì quattro dimensioni totalmente equivalenti. Mi fermo qui. Se hai voglia ancora magari di spiegarci, Andrea Freccioni, possiamo far vedere quella danza straordinaria e pericolosissima di due buchi neri alcuni miliardi di anni luce fa? Vuol dire qualcosa? Certo, fa ancora, certo, beh, ma... questo ci riporta sostanzialmente tutto quello che penso vedrete dietro di me, anche se purtroppo non posso vederlo. Sì, Andrea Freccioni lo sta cercando. Riguarda buchi neri che girano su se stessi, eccoli qua. Riguarda questa meraviglia che abbiamo a disposizione, che è la teoria della relatività di Einstein, una delle teorie fisiche, se non la teoria fisica più elegante, più potente e devo dire più di successo. Voi pensate che non c'è una singola predizione della relatività generale che non sia stata verificata, e vi parlo appunto di quello che vedrete, ad esempio la predizione dell'esistenza dei buchi neri, la predizione del fatto che i raggi di luce non viaggiano in linea retta ma vengono deflessi dalla presenza di masse lungo il loro percorso, un fenomeno che si chiama le lenti gravitazionali. Una lente, esattamente come una lente ottica, anche la presenza di una massa distorce il percorso dei raggi luminosi, qualcosa che sembrava quasi astruso prima, quando Einstein lo predisse. Ed infine, come forse tutti qui, soprattutto a Pisa, sappiamo, Einstein predisse l'esistenza delle onde gravitazionali, piccole onde, piccole distorsioni, piccole fluttuazioni di quello spazio-tempo di cui vi parlavo prima, della struttura proprio intima della nostra realtà, che è composta da questa unione di spazio e tempo che viene perturbata ad esempio da eventi catastrofici come ad esempio la fusione, quello che abbiamo appena visto, la coalescenza dei due, la fusione di due buchi neri. Ma se posso aggiungere un'ultima cosa su questo, io penso che la relatività contenga qualcosa di ancora più prezioso che forse non abbiamo apprezzato del tutto, che è quello che vi dicevo prima. Oltre a queste stupende predizioni, forse anche altre, c'è qualcosa che la relatività predice che secondo me non abbiamo ancora capito ed esplorato appieno, ed è la cosa seguente. Einstein predice che le quattro coordinate di cui vi parlavo prima, cioè tre dello spazio e una quella temporale, sono esattamente equivalenti, cioè non c'è alcuna distinzione all'interno della teoria tra queste quattro coordinate, tre dello spazio e una temporale. Allora questo concludo con questo paradosso a cui vi vorrei far pensare. Noi siamo abituati a pensare allo spazio come qualcosa che esiste di per sé. Ad esempio, noi siamo qui in Piazza dei Cavalieri a Pisa, ma non dubitiamo che a 100 km di distanza esista il Duomo di Firenze o esiste il Colosseo a Roma. Diamo per scontato che la realtà spaziale esista. Se lo spazio è equivalente al tempo, dobbiamo applicare lo stesso ragionamento anche al tempo. Questo ci porta ad un paradosso, che se così come lo spazio esiste indipendentemente dalla direzione in cui andiamo, anche lo spazio deve esistere, anche il tempo deve esistere indipendentemente dalla direzione in cui lo esploriamo. Vale a dire che deve esistere già anche un futuro che è già presente, che è già costituito, d'accordo? Che noi non conosciamo ancora, ma che è già lì. Quindi questa è un paradosso che ha molto a che fare col fatto che vi dicevo prima, che il tempo sia un'illusione. Se avrò modo poi ci ritorneremo. Francesco e Marcello, non so chi dei due, leggeteci questo passaggio di un linguista, Andrea Moro, Breve storia del verbo essere a Delphi 2010. Andrea Ferrara ha appena detto il verbo essere, è lì, è là. Io dicevo poco fa, 10 miliardi di anni luce fa, come se il passato avesse un senso ancora per la nostra mente quando diciamo 10 miliardi di anni luce. Si fa presto a dire tempo.
si fa presto a dire tempo. Non sorprenderà che questa nozione sia in realtà tutt'altro che semplice. Innanzitutto occorre tenere ben distinti fra loro tempo grammaticale e tempo fisico. Trascuriamo qui i concetti di tempo atmosferico e tempo musicale. Lingue come l'inglese, ad esempio, usano due termini diversi per ognuno di essi: tense per il tempo grammaticale e time per quello fisico. Naturalmente c'è una relazione non casuale tra i due termini, ma è interessante notare come entrambi, a dispetto della loro facilità di uso, siano di fatto sfuggenti. Proviamo a riflettere partendo dalla nozione di tempo fisico. Come facciamo a sapere che il tempo esiste? Beh, basta guardare un orologio. Ma che cos'è un orologio? Prendiamo il caso semplice di quello con le lancette. Si tratta di un meccanismo che traduce le variazioni di tempo in variazioni regolari di spazio, il movimento delle lancette. Dunque, noi capiamo che il tempo passa perché la nostra memoria ci fa confrontare due posizioni diverse delle lancette e le mette in un ordine coerente con le leggi dello spazio. Possiamo dunque definire il tempo come la percezione dell'ordine coerente di configurazioni spaziali diverse? L'ordine nel quale collochiamo le diverse immagini non prevede forse già di sapere che cosa sia il tempo? Perché, per esempio, non vediamo le lancette andare alla rovescia? Ma ammettiamo pure che le differenze di tempo si percepiscano come differenze di posizione nello spazio. Vuol forse dire che quando non cambia niente nello spazio percepibile, il tempo non passa? Ovviamente no. Anzi, si potrebbe forse proprio partire da qui per definire il tempo come l'unica cosa che cambia comunque, anche quando tutto rimane apparentemente identico. La domanda diventa così un'altra e sembra di tornare al punto di partenza. Da che cosa capiamo che qualcosa cambia comunque? Meglio fermarci qui. È evidente che non siamo di fronte a una nozione tanto semplice e non provo neppure ad affrontarla in modo sistemico. Mi limiterò a ripetere quanto Sant'Agostino dice nelle Confessioni. Che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so. Se voglio spiegarlo a uno che me lo chiede, non lo so. Eppure, questa nozione intuitiva, ma difficilmente afferrabile razionalmente, viene codificata nelle lingue umane in un modo sofisticato, così sofisticato che nessuno è ancora riuscito a elaborare una teoria che descriva nei dettagli cosa sia e come funzioni il tempo grammaticale. Consoliamoci, anche i linguisti, come i fisici, come gli archeologi, come i musicisti hanno di fronte a questo problema una resistenza oggettiva. Patrizio, una tua reazione a questo ragionamento del cosmologo, se vuoi anche dell'archeologo, che ci hanno portato in spazi-tempi così lontani. Riflettevo mentre si parlava di spazio-tempo che in fondo un archeologo che scava nello spazio scende via via nel tempo e ogni faglia, ogni taglio è una discesa nel passato, fisica, materiale. 2 metri vuol dire tanti migliaia di anni, eccetera, eccetera. Tu da musicista come ascolti questi ragionamenti? Se mi chiedono che cosa è il tempo, non lo so. Basta che non me lo chiedano, io lo sento. Spesso un musicista potrebbe dire il tempo è lineare, possibilmente, nel senso che non si corre, non si rallenta. Non solo, ma quasi sicuramente va da sinistra a destra. Come la lettura, come la lettura come della la lettura. Musica e come in audio. Scusa Paolo Mattia, come leggevano a Ebla da sinistra a destra, da destra a sinistra, dall'alto in basso, come andava? No, no, non ti chiedo una lunga spiegazione, solo dal momento che ha detto Patrizio Fariselli da sinistra a destra, noi pensiamo da sinistra a destra, vero? E loro? Potevano andare da destra a sinistra e da sinistra a destra. Come Leonardo da Vinci. Come nelle scritture geroglifiche. Come geroglifici. Si può benissimo fare in un senso o nell'altro. C'erano dei segnali dove erano rivolti le figurine dei geroglifici per capire se si doveva andare da un lato o dall'altro. E poi c'erano dei modi abbastanza convenzionali e complicati, rovesciando una tavoletta da dove si doveva cominciare. Insomma, lo spazio della scrittura era una cosa convenzionale, ma doveva seguire delle regole fisse. In qualche modo
pensavano come scrivevano e scrivevano come pensavano, osiamo immaginarlo. Torniamo al musicista, sì, tu da sinistra a destra, sinistra pensi a destra. Ma la sto musica. Scherzando, sì, è chiaro. No, no, assolutamente, ragioniamo. Sono quegli scherzi però molto seri. Sì. Di fatto però la musica si basa spesso, quasi sempre, su delle pulsazioni, è il modo dei musicisti di scandire il tempo. Ecco, per noi sinonimo, il tempo non significa solo quanto dura questo pezzo, che si misura con gli orologi o con la pazienza degli ascoltatori. In realtà quello che interessa al musicista è la scansione, la velocità con la quale procede il percorso musicale e le varie dilatazioni, la gogica. La l'espressione, la dinamica, l'interpretazione, quant'altro, quindi questo ci interessa. Scusa Patrizio, ha a che fare qualcosa dunque la musica con la metrica, ovviamente, perché nella metrica si parla di un piede, perché il maestro antico batteva il piede per terra e ogni battuta era una scansione metrica. Ma ci sono delle basi cognitive, questo qui adesso io non sono esperto dal punto di vista neurologico, però da musicista, da dove si trae il piacere della pulsazione, del ritmo? Mi dicono che è piacevole e gratificante riconoscere la successiva pulsazione. Fatta una pulsazione, quando questa si ripete, noi ci gratifichiamo del fatto che ne prevederemo un'altra ancora. E questo ci cognitivamente ci piace, noi esseri molto umani, scimmie. La settimana prossima in questa piazza si parlerà dell'intelligenza umana e agli ospiti che verranno porrò proprio questo quesito, se l'intelligenza abbia a che fare con il ritmo e la pulsazione elementare proprio del corpo. Certo. Però c'è da dire che il grande piacere che noi proviamo è nel disattendere queste aspettative, nel momento in cui non è così ma quasi così. E quindi ecco perché, non so, una frase suonata in modo meccanico, invece suonata con una pulsazione nel jazz, per esempio, questa puntato, tavalavala, questa scansione ritmica è indefinibile e ognuno ha la sua. Ogni musicista di jazz esprime questa nota intermedia ritmicamente alla sua maniera, è la terra di nessuno questo. Ma io volevo riallacciarmi a quello che il professore prima mi ha lanciato, perché ha parlato di ancora musica che viene dalla polvere, queste tavolette da Ugarit, che se volete vi faccio sentire. Dai, per favore, ascoltiamo Ugarit, ascoltiamo Ugarit, ti prego. Ne so un pezzettino, chiaramente basandosi sull'interpretazione degli archeologi, che è totalmente arbitrario. Però è divertente che qualcuno possa specularci sopra, partendo da un presupposto che a me personalmente diverte tanto, cioè che il sistema modale non sia stato inventato dai greci. Tutte le grandi civiltà tendono a far coincidere a se stessi, insomma, la nascita. L'invenzione dell'ordine, del cosmos. Ci sono, lei mi confermerà, delle immagini con delle lire, degli strumenti con 13 corde, immagino che avessero delle scale, certo? E quindi se... Questo è il presupposto per cui salta fuori questa melodia che è un inno alla dea Nikkal e fa così. Ah, ci mettiamo un pedale, un orizzonte, tanto per... Thank you.
Pariselli, esecutore estemporaneo e compositore di Ugarit del XXI secolo. Paolo Mattie, mi pare un bel regalo, no? Arrivare qui a Piazza dei Cavalieri e trovarsi eseguita la musica di Ugarit che tu non avevi mai potuto ascoltare. Ora non ti chiediamo un parere filologico su questa geniale interpretazione, ma è bello giocare. In fondo Brian Greene, che era un sostenitore, per quanto ho capito, cerco di informarmi leggendo il più possibile divulgazione scientifica della teoria delle stringhe, sosteneva che tutto ciò che di meraviglioso avviene nell'universo è il risultato delle vibrazioni di singole unità, ultramicroscopiche stringhe nascoste nelle profondità della materia. I modi di vibrazione, le note intonate da queste stringhe determinano la costituzione intima della materia, come corde di violino che eseguono una sinfonia cosmica ordinata e armoniosa. Non so a chi chiedere il parere fra i tre, se qualcuno ha un'opinione su questa affermazione di un fisico, in fondo, che azzarda un'armonia del mondo, ma ci ricordiamo tutti che Armonia del mondo era il titolo di un grande libro di un grande filologo come Leo Spitzer. Il nostro musicista ha sfidato le regole del gioco, ma le ha perfettamente realizzate. Andrea Ferrara, partendo da questo, qualche altra considerazione sulla vibrazione del tempo-spazio nell'universo? Riusciamo, Andrea Freccioni, a far sentire il chip-chip delle onde gravitazionali? Se no ve lo faccio io, chip-chip, ecco, questo è il chip-chip delle due, eccolo. Era più bello questo, una simulazione, non era proprio un chip-chip, ma insomma viene da alcuni miliardi di anni luce, virgolette, fa. Che cos'era che abbiamo ascoltato? Beh, abbiamo praticamente ascoltato in diretta gli ultimi istanti dell'agonia, della morte di una stella che viene mangiata da un altro. Quei due buchi neri che abbiamo visto prima. Esattamente. Prima era il film muto, adesso c'è il sonoro. C'è il sonoro. Devo dire, per quanto riguarda le stringhe, le corde vibranti, credo che quelle di Patrizio avevano più successo in qualche modo delle stringhe della fisica, mi spiace dirlo, però sono idee interessanti che poi generano nuove cose. Che dire, penso che c'è un aspetto, ricollegandomi a quello che stavo dicendo prima, che anche a me fa molta impressione riguardo alla natura, all'essenza della nostra realtà, che è il fatto che c'è dietro a quello che noi percepiamo sensorialmente, c'è una struttura matematica che è molto importante. Vale a dire, se noi lanciamo una palla, questa percorre una traiettoria che può essere descritta da una legge matematica. Perché? Cioè, perché la matematica deve riuscire a descrivere fenomeni, praticamente qualsiasi fenomeno della nostra realtà? No, quindi è vero che la matematica descrive la realtà, o forse, seguendo quello che ci insegna Einstein, c'è una struttura matematica che è la realtà? Cioè, la realtà nostra potrebbe essere davvero una struttura matematica che poi emerge, appunto, in teorie anche delle particelle, come la teoria delle stringhe, ma anche la teoria dei campi, no? Che nella fisica ci dice che ogni punto, in ogni punto dello spazio-tempo, c'è un numero che in qualche modo definisce cosa c'è. Quindi forse dobbiamo andare oltre all'idea di dire che la realtà sia descritta dalla matematica. Quello che forse è ancora più vero, e lì spingiamo agli estremi l'insegnamento di Einstein, forse la natura è matematica, e questo ha delle implicazioni molto importanti anche per la nostra visione del tempo, e ci porta anche a chiederci come mai la realtà sia così aderente a questo tessuto matematico. C'è chi ha anche avanzato l'ipotesi che noi viviamo in una simulazione numerica, d'accordo? E questa è forse la spiegazione più semplice a questa aderenza tra matematica e realtà. Cioè, noi stiamo vivendo una simulazione che qualcun altro ha generato e nella quale noi ci troviamo immersi, e questa è un'ipotesi affascinante che, tra parentesi, sarà anche molto probabilmente, non tra molto tempo, sarà anche testabile.
sono ipotesi affascinanti. Truman e Matrix, il cinema ha molto lavorato su queste idee, certo, che nascono dalla scienza. E ricordo, incominciando a ringraziare Paolo Mattie, l'archeologo orientale, Andrea Ferrara, il cosmologo, e Patrizio Farisetti, che peraltro ci farà ancora sentire un pezzo in conclusione, ricordo che Paolo Zellini, il matematico, giusto un anno fa, qui su questo palco, ci parlò della matematica studiata nei testi mesopotamici e ritrovava fra la matematica degli dei e la matematica dei matematici, lui insegna analisi matematica, mi pare, e quindi trovava, come dire, delle fondazioni mitico-sacrali anche, e questo mi pare si ricongiunga a quello che tu dici. Io vorrei che l'ultimo testo che chiederei a Marcello e a Francesco di leggerci ci accompagnasse, un testo classico, uno di quelli, voglio dire, che si portano veramente dietro nella memoria, ben oltre i tempi del liceo. Solo il tempo è nostro, diceva Seneca al suo amico Lucilio. E così apriva le lettere destinate proprio a Lucilio. Attenzione, perché credo davvero che questo testo sia uno dei punti nodali del pensiero anche della contemporaneità. Non abbiamo niente, niente ci appartiene, caro Lucilio, solo il tempo è nostro. Tempus tantum nostrum est. Comportati così, Lucilio mio. Rivendica il tuo diritto su te stesso. E il tempo che fino ad oggi ti veniva portato via o carpito o andava perduto, raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti che è proprio così come ti scrivo. Certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti e altri ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perder tempo per negligenza. Pensaci bene. Della nostra esistenza, buona parte si dilegua nel fare il male, la maggior parte nel non far niente e tutta quanta nell'agire diversamente dal dovuto. Può indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, che capisca di morire ogni giorno? Ecco il nostro errore. Vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle. Appartiene alla morte la vita passata. Dunque, Lucilio caro, fai quel che mi scrivi. Metti a frutto ogni minuto. Sarai meno schiavo del futuro se ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e l'altro la vita se ne va. Niente ci appartiene, Lucilio. Solo il tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo solo bene, fuggevole e labile. Chiunque voglia può privarcene. Gli uomini sono tanto sciocchi che sottengono beni significanti, di nessun valore, in ogni caso compensabili, accettano che vengano loro messi in conto, e invece nessuno pensa di dover niente per il tempo che hanno ricevuto, quando è proprio l'unica cosa che neppure una persona riconoscente. Mi chiederai forse come mi comporti io che gli do questi consigli. Non posso dire che non perdo niente, ma posso dire che cosa perdo e perché. E come? Sono in grado di riferirti le ragioni della mia povertà. Purtroppo mi accade come la maggior parte degli uomini caduti in miseria, non per colpa loro. Tutti sono pronti a scusarli, nessuno a dar loro una mano. E allora? Una persona alla quale basta quel poco che le rimane, non la stimo povera. Ma è meglio che tu conservi tutti i tuoi averi e comincerai a tempo utile. Perché, come dice un vecchio adagio, è troppo tardi essere sobri quando ormai si è al fondo. Al fondo non resta solo il meno, ma il peggio. Stammi bene. È facile essere sobri quando ormai si è in fondo. Un grande moralista classico ci pone una questione che è intorno a noi. Basta guardarci un po' intorno e dirci: facile essere sobri ormai che siamo in fondo, proviamo a esserlo prima di arrivare in fondo. Mi pare una bella considerazione. Solo il tempo è nostro, solo il tempo è tuo, per chiudere questa serata. Patrizio Fariselli. Sì, vi saluto con un brano di mia composizione che si chiama Danza ad anello, e la danza è di tutto ciò che ci ruota nell'universo, che è parecchia, mi può confermare.
la rotazione e non solo un omaggio al tempo ciclico pensato dalle culture extra occidentali. E poi è un pezzo che mi permette di scavare in me stesso. A proposito di tempo, si parlava del ritardo della coscienza di circa mezzo secondo rispetto a uno stimolo esterno, e quindi questo ci fa capire che noi viviamo normalmente non decidendo quello che facciamo, perché se no, per esempio, se dovessimo frenare, decidendo di frenare una volta che vediamo un bambino attraversarci la strada, avremmo fatto delle stragi continue. Invece freniamo, guidiamo anche se riusciamo, se parliamo al telefono di cose importanti con altra gente, e riusciamo a suonare a una velocità tale dove la decisione, il libero arbitrio non conta assolutamente nulla. E se nell'esecuzione di un brano prefissato questa cosa assume dei connotati particolari, nell'improvvisazione ancora di più, perché se io lascio andare la mano mentre parlo adesso, io che sto inventando delle melodie, chi è che sta suonando in questo momento? Non lo so se sono io. Quindi cos'è una cosa automatica? Cos'è? Sono certo memorie cinetiche, la mano va dove vuole andare, esistono tutte queste cose, ma quello che mi interessa capire è chi, quale parte della mia mente, non illuminabile direttamente con la ragione, agisce. E quindi, insomma, in questa danza d'anello, su una struttura in 9/4, abbastanza ritmicamente complessa, mi lancio in delle improvvisazioni un po' incoscientemente, perché non so bene a quest'ora, data la calata degli zuccheri, visto che non abbiamo ancora mangiato, cosa ne sortirà. Però, insomma, un po' di incoscienza ci vuole, quindi 9/4. Fariselli allo stremo delle forze, ormai che è ora di andare a cena. Vi voglio dedicare in questo saluto finale, a proposito della cena, un piccolissimo aneddoto che dura 60 secondi, non di più. Leonardo da Vinci una volta era a lavorare intorno a certi calcoli di superfici e di spostamenti e di dinamiche nell'acqua e nell'aria, ed era abituato, quando scriveva, essendo la sua mano veloce ma la sua mente molto più veloce, ad appuntarsi eccetera e poi tirava una riga. Anche Leopardi scriveva molte volte eccetera, l'hanno contato 5.000 volte nel suo Zibaldone. Vuol dire che la mente non riusciva a far sì che la mano fosse abbastanza veloce per seguire il tempo della creatività. E allora un giorno Leonardo, che stava scrivendo eccetera e ha tirato questa riga, viene evidentemente chiamato dalla sua servetta, che dice: «Alors mon maître, c'est le moment d'aller à dîner», perché era in Francia, morì a Blois, immagino si chiamasse Françoise la ragazzina, e Leonardo fu costretto a interrompere quel bellissimo ragionamento che stava svolgendo
perché la minestra si fredda, scrisse sul suo zibaldone di appunti, eccetera, perché la minestra si fredda. Continueremo giovedì prossimo, quando la minestra non sarà più fredda, e intanto ringrazio prima di tutti Patrizio Fariselli qui alla mia sinistra. Non dico ex area, perché l'area è sempre viva e vegeta ed è qui con noi, questa grande area alla cui superficie abbiamo visto quasi incalcolabile. Paolo Mattie, grande archeologo del vicino Oriente, che ci ha raccontato come scavare in profondità nel terreno vuol dire andare sempre più giù fino ai secoli precedenti a Cristo, 20° secolo avanti Cristo. Poi il nostro Andrea Ferrara, cosmologo, che invece ci ha accompagnati a 10 miliardi di anni luce fa. Chissà che cosa vuol dire quel fa, ma ci ha anche spiegato tante cose molto interessanti su come ci si muova quando lo spazio-tempo si curva in presenza delle masse, e in questo caso si curva perché la minestra si fredda. E ringrazio allora anche moltissimo Francesco Morosi e Marcello Reggiani, che hanno letto per noi questi testi di Agostino, di Seneca, di Andrea Moro e di altri. E poi ricordo ancora una volta Andrea Freccioni, che qui in basso ci ha accompagnati con la regia, e Francesco Caracci con lui, Elisa Guidi, pernio di tutta questa serata, e grazie a Vincenzo Barone, che ci ha creduto e ha aperto con noi la serata. A giovedì prossimo, poco dopo le 9, quando il cielo sarà oscuro per guardare le stelle insieme.